a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Io sono Giovanni e oggi abbiamo il nuovo notebook. Ma di che parleremo? Oggi parleremo di quelle che secondo me sono le 10 commedie horror più belle della storia. Allora, tra le menzioni d'onore ci saranno le parodie dei film horror barra commedie con ambientazione e tema horror, ma nella classifica troveremo film horror che hanno anche un lato comico. Quindi, senza perdere altro tempo, io vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare mi piace, e detto questo, iniziamo. Alla decima posizione troviamo Zombieland, film del 2009 che abbiamo già trattato nella classifica dei migliori film di zombie. Ve l'ho già accennato là che è un film comico. Vi basta sapere che c'è questo gruppo di persone che fronteggiano un'apocalisse zombie seguendo varie regole. Questa è una parte molto divertente, la parte delle regole, ma è anche bella la parte in cui incontrano l'attore dei Ghostbusters. E per sbaglio viene ucciso perché viene scambiato per uno zombie. Ci sono anche alcune parti divertenti, ma non vi voglio spoilerare così tanto. Alla nona posizione troviamo Auguri per la tua morte, film del 2017 che ha avuto un seguito che io reputo secondo me il più bello fra i due, ovvero ancora Auguri per la tua morte. Sono due film abbastanza comici, il primo è un po' più serio, ma il secondo è proprio ignorantissimo. Praticamente parla di questa ragazza che viene uccisa il giorno del suo compleanno. E praticamente si risveglia nel letto e deve rivivere quel giorno e viene costantemente uccisa. Alla fine scopre che l'assassino che indossa, cioè che prende questo qua, che secondo me è anche iconico, scopre che l'assassino è la sua compagna di stanza, la uccide e nel secondo film scopriamo che due suoi amici in un laboratorio segreto stanno costruendo una macchina che si rompe e la riporta nel loop, rivivendo così il giorno del suo compleanno, perseguitato da questo assassino. Divertenti alcune scene, tipo alcune morti del primo e del secondo film, ma anche alcune gag abbastanza divertenti. All'ottavo posto troviamo Leprechaun, film del 1993, che è proprio una saga. Infatti conta abbastanza capitoli, tranne uno che proprio non è commedia, ovvero Leprechaun Origins. Ma questi film, con ognuno un Leprechaun diverso, però sempre interpretati dal grandissimo Warwick Davis, sono Leprechaun diversi e vengono uccisi sempre in ogni film, tranne nel film del 2019, in cui il Leprechaun del primo film ritorna. Allora, mi sono piaciuti molti film come Returns, il primo, il secondo e anche il terzo, sono abbastanza carini questi qua. Ma mi voglio concentrare sul primo, che secondo me è il più divertente di tutti. Parla di queste persone che tornano in una casa in cui anni prima un uomo aveva portato un leprechaun che aveva catturato. E praticamente questo leprechaun uccide la moglie ma viene rinchiuso. Quindi questo leprechaun deve ottenere tutte le monete d'oro che gli servono per riottenere i suoi poteri. Perché è uno degli esseri più forti dei film horror, secondo me. Può fare tutto quel che vuole, più forte tipo di un Leatherface, di un, non di un Jason, però di molti cattivi, perché ha molti poteri magici. Ma alla fine il Leprechaun viene sconfitto con un trifoglio in bocca. Allora, questo film lo trovate su Prime Video ed è anche molto divertente perché a volte vediamo il Leprechaun su una macchinina oppure uccide una persona usando tipo quella specie di monopattino che però salta. All'ottava posizione, no, scusate, alla settima posizione troviamo Il ritorno dei morti viventi, film del 1985 che abbiamo già analizzato nella classifica dei migliori film di zombie. È anche divertente per alcuni zombie, tipo gli zombie punk, oppure quando gli zombie si fingono la gente per attirarli quando parlano, fa molto ridere. Ma c'è anche l'aspetto comico, tipo le colonne sonore, oppure alcune gag che succedono soprattutto all'inizio. Parla di questo gruppo di persone che va in un cimitero e dove i morti si sono risvegliati a causa di un gas militare sprigionato nell'aria. Lo trovate, se non mi sbaglio, su Apple TV. Alla sesta posizione troviamo Il figlio di Chucky, film del 2004 che appartiene alla saga della bambola assassina. Ora, Il figlio di Chucky secondo me è il più divertente della saga, ma non il migliore. Il migliore resta secondo me il primo.
Ma questo film è la mia infanzia, è la mia infanzia. È uno dei film più divertenti della storia, secondo me. Ma non si trova molto in alto perché non l'ho più visto dopo, tipo, non lo vedo da 4 anni. E quindi non posso rivalutarlo. Perché comunque ero piccolo e quindi alcune cose mi divertivano. Non so nemmeno se mi divertono anche adesso. Quindi si trova in sesta posizione. Ma di che parla? Alla fine del film, prima di questo, la sposa di Chucky, vediamo Tiffany, la moglie di Chucky, venir presa da una crisi e partorisce un bambolotto. Questo bambolotto all'inizio del secondo film, cioè il figlio di Chucky, ci spiegano che è un'attrazione e scappa per andare ad Hollywood, dove stanno Chucky e Tiffany. Lì Chucky e Tiffany si risvegliano, incontrano il figlio e insieme fanno la vita della fam dalla famiglia, vogliono impossessarsi di due corpi. E ci sono un sacco di scene molto divertenti, tipo una in cui Chucky uccide Britney Spears. Bravo Chucky. Alla quinta posizione troviamo Hatchet, film del 2006 diretto da Adam Green con vari attori di tutto rispetto come Robert Englund, ovvero il grandissimo Freddy Krueger, Tony Todd, il Candyman di quartiere, e anche Kane Hodder, colui che ha interpretato Jason a partire dal settimo film. Allora, questo film parla di questo gruppo di ragazzi che vanno in un tour in una palude. Si dice che in questa palude abiti lo spirito di un Victor Crowley, una persona che in vita era una persona deforme, ma suo padre era l'unico che lo voleva bene. Infatti tutte le persone della zona lo prendevano in giro. Un giorno questo gruppo di fenomeni gli brucia la casa e il padre, per sfondare la porta con un'accetta per salvarlo, colpisce il povero Victor che si trovava dietro la porta. Victor infesta queste paludi e farà una mattanza di tutti i nostri protagonisti in modi geniali, e penso sia uno dei killer più brutali e forti di tutta la storia horror. Perché è un fantasma, quindi non è vivo, però non è che ci passi attraverso. È solido, è una cosa solida, però è anche un fantasma. Alla quarta posizione troviamo due film, La Casa 2 e L'Armata delle Tenebre. Due film che appartengono alla saga di Evil Dead, rispettivamente dell'87 e del 92, diretti dal grandissimo Sam Raimi. A differenza del primo film, questi due sono molto divertenti. In primis per il personaggio di Ash, che uccidendo i demoni fa delle gag assurde. Oppure alcuni demoni che stesso loro sono molto divertenti. Ma la vera comicità si raggiunge con L'Armata delle Tenebre. Praticamente, alla fine del primo film, Ash viene impossessato da un demone. Nel secondo film, Ash si libera e trova delle persone che vogliono affittare questa casa in cui si trovano i demoni. Vabbè, comunque inizia la mattanza. Ash si mette la famosa motosega alla mano e diventa uno dei personaggi, secondo me, più belli e più iconici della storia del cinema horror. Grazie all'interpretazione del mitico Bruce Campbell, ma anche perché questo secondo film finisce con Ash che viene portato indietro nel tempo e finisce nel Medioevo. E iniziamo con L'Armata delle Tenebre. Ash ritorna indietro nel tempo, viene fatto soldato dell'armata di alcuni cavalieri e tramite alcuni incantesimi trova tre libri che risvegliano i morti. Trova un suo clone cattivo che finisce per diventare uno scheletro, che rianima tutti gli scheletri che vogliono combattere contro i soldati. Ash dovrà quindi sconfiggere il suo clone e la sua armata, l'Armata delle Tenebre. Alla terza posizione troviamo, ragazzi, questo film ve ne volevo parlare da un sacco di tempo, Il Vendicatore, tossico, film del 1984 diretto da Lloyd Kaufman, prodotto dalla Troma Entertainment. Chi è la Troma Entertainment? Vi dico solo che hanno fatto film come appunto Il Vendicatore Tossico, Tromeo e Giulietta e anche Il Bosco 1, però un film italiano distribuito in America col titolo di World Clutch, che è il trash più assoluto mai fatto. E anche Night of the Chicken Dead. Allora, questo film parla di questo ragazzo Melvin che abita nella città di Tromaville, una città piena di rifiuti sia umani sia di immondizia. Troviamo criminalità, il sindaco è corrotto, la polizia è corrotta. Melvin lavora come inserviente in questa palestra in cui appunto ci sono criminali che amano uccidere bambini investendoli. Melvin, a causa di uno scherzo, finirà in una botte di rifiuti tossici e radioattivi e
e appena tornato a casa muterà diventando il grandissimo Toxie. L'eroe di cui tutti avevamo bisogno. Si occuperà di uccidere criminali, salva bambini, salva donne rapite, ma per sbaglio uccide anche persone innocenti, perché il potere, perché comunque è diventato molto più forte, gli dà un po' alla testa. Questo film, oltre ad essere molto divertente, è anche molto violento, con un po' di scene di nudo, ma non sono troppe. Ma ragazzi, alla seconda posizione troviamo Behind the Mask, film del 2006, che secondo me è uno dei migliori film horror mai fatti nella storia. All'inizio è un semplice mockumentary con appunto scene divertenti. Troviamo questa giornalista insieme al suo cameraman che vogliono intervistare il nuovo volto della paura. Vengono citati chiaramente Freddy Krueger, Jason e Michael, con riferimenti come Kane Hodder, compare Kane Hodder, l'attore di Freddy Krueger, il grandissimo Robert Englund, che interpreta lo psichiatra di Leslie Vernon, e viene citato anche il cubo di Pinhead nella saga di Hellraiser. Ma di che parla questo film? Praticamente questa vuole intervistare Leslie Vernon, che si sta preparando ad essere un serial killer. La seconda parte è appunto uno slasher vero e proprio, con lui mascherato che uccide le persone. Ma la parte più divertente, secondo me, è la parte mockumentary, in cui lui ci spiega i suoi piani, che sono i tipici di un assassino slasher. Devo colpire la bionda, poi il nero, poi devo aspettare che quelli fanno sesso, così li uccido da dietro. Divertentissimo. Per questo è anche uno dei miei film horror preferiti, perché si distacca molto dallo slasher normale e tipico. Ma la parte finale, secondo me, è una delle più belle della storia. Un po' seria, non molto horror, ma è anche molto divertente la prima parte. Ma prima della posizione numero 1, ecco alcune menzioni d'onore. Cocaine Orso, che abbiamo già trattato nella classifica dedicata agli animali dei film horror. The Shaun of the Dead, conosciuto anche come l'alba dei morti dementi, nella classifica degli zombie. Un lupo mannaro americano a Parigi, che tratteremo nella classifica dedicata al film di lupi mannari. E questi qua non sono proprio film horror, ma vere e proprie commedie, però con ambienti horror, ovvero Scary Movie, Frankenstein Junior e Beetlejuice. Mentre alla prima posizione, ragazzi, forse l'avrete già capito, Killer Clown from Outer Space, film del 1988 diretto dai fratelli Chiodo. Beh ragazzi, ma quante volte ne ho parlato di Killer Clowns? Penso sia il film horror più divertente della storia, la miglior commedia horror e sicuro in top 15 dei migliori film horror mai fatti. Parla di questa cittadina che è invasa da degli alieni / clown, che si divertono a uccidere persone lanciandogli totte in faccia, facendo ombre a forma di T-Rex che mangiano le persone e anche trasformandoli in zucchero filato. Il punto debole di questi clown: se il loro naso viene distrutto, loro vengono distrutti insieme al naso. È un bellissimo film, divertente, non invecchiato male, perché per essere il 1988 questo film era avanti anni luce, e secondo me è superiore a molti film horror con invasioni aliene, anche se questo proprio non è a tema invasione aliena, ma secondo me penso sia il miglior film horror con tema i clown, insieme a It ovviamente. E niente ragazzi, questa era la classifica su quelle che secondo me sono i 10 migliori film horror commedia. Fatemi sapere la vostra, noi ci vediamo direttamente ad un prossimo video. Bella ragazzi!